Radio Radicale, siamo con l'onorevole Paniz al termine della riunione dello Juventus Club del Parlamento. Allora, oggi voi vi siete visti qui al Senato, insomma, le volevo chiedere che tipo di valutazioni avete fatto in questo periodo su quello che è successo alla Juventus per i 15 punti di penalizzazione. Ritiene che ci sia la possibilità da parte della Juventus di ribaltare questa sentenza e se ritiene che ci siano state altre squadre europee, come per esempio, non so, il Barcellona, che abbiano avuto un trattamento diverso dalla Juventus? Noi ci siamo riuniti oggi, ma ci siamo sentiti anche nelle scorse settimane con tutti i membri del direttivo. Sostanzialmente siamo convinti di tre cose. Prima cosa, la penalizzazione che è stata inflitta alla Juventus è palesemente sbagliata. È sbagliata perché è contro le regole del mondo del calcio, che non ha una normativa specifica sul tema delle plusvalenze, e quindi se non è illecito l'utilizzo di una plusvalenza, non può diventare illecito l'utilizzo di una pluralità di plusvalenze. Per cui noi siamo convinti che quella penalizzazione debba essere totalmente eliminata. Seconda considerazione. I procedimenti penali sono in corso a Torino, ma sono in corso anche da altre parti. Noi riteniamo che il fatto che il procuratore Chinè abbia chiesto gli atti a Torino qualche tempo fa e non li abbia per esempio chiesti a Napoli, dove era pendente nello stesso stato e grado un procedimento per analogo problema, rappresenti un atto che forse non rispetta il principio dell'equità, perché gli atti potevano essere chiesti all'una e all'altra procura ed eventualmente potevano procedere nello stesso identico modo i procedimenti nei confronti delle Juve ed eventualmente nei confronti del Napoli, perché in quel momento lo stato dei procedimenti penali era esattamente lo stesso, due procedimenti in istruttoria. Poi che a Torino sia arrivati a una richiesta di rinvio a giudizio e che a Napoli sia arrivati a una richiesta di proroga delle indagini è una fase processuale è diversa, ma all'epoca la fase processuale era identica. Quindi pensiamo che ci siano stati dei trattamenti non proprio paritari e egualmente anche in sede di sanzioni applicate alla Juve e non ad altre società, pensiamo che sia stata lesa la pariteticità dei comportamenti. La terza considerazione è più generale e riguarda il mondo del calcio. Il mondo del calcio in questo momento è in palese difficoltà, tant'è vero che ci sono in discussione i rinnovi degli interventi televisivi con le relative gratificazioni di contenuto economico che sono in questo momento incerte. Si capisce perfettamente che a livello europeo le squadre di vertice sono per la gran parte in attesa di trovare dei compratori diversi. Il numero di spettatori non è che aumenta e l'audience televisiva non è che sempre nella stessa linea di qualche tempo fa. Forse il mondo del calcio deve darsi un ripensamento e cercare di trovare delle soluzioni. Noi, per la nostra parte, siamo aperti ad aiutare a trovare queste soluzioni. Quindi ci sono dei temi che sono scottanti, delicati, che vanno affrontati con serenità e con calma. La Juve è una società di assoluto vertice, è un patrimonio del mondo imprenditoriale italiano, come tale va trattato, non vuole avere sicuramente atteggiamenti di favore, ma nemmeno atteggiamenti di sfavore. Senta, pensa che si sia voluto far pagare alla Juventus la volontà di abbandonare la Champions League? Ma non voglio essere, come dire, drastico nelle osservazioni. Certo, considerando le squadre poi coinvolte in tutto, anche il Barcellona. Certamente il fatto che la Juventus abbia preso una posizione forte viene visto a livello di UEFA come un segnale di attacco all'establishment attuale, ma nella realtà quello della Juventus è un gesto di avanguardia, cioè è un gesto di valutazione del futuro del mondo del calcio. La Juventus ha capito, probabilmente prima di molti altri, ma lo ha capito anche il Real Madrid, lo ha capito il Barcellona e lo avevano capito anche altre società di vertice che poi si sono temporaneamente tirate indietro, che il mondo del calcio ha bisogno di interventi di una certa portata, di una certa qualità, che interessino un audience diverso e che interessino soprattutto anche un mercato televisivo
è diverso. Non è che, con tutto il rispetto agli spettatori di Chisinau, Lubiana, tanto per citare due città, capoluoghi, capitali di due stati, abbia lo stesso interesse che Real Madrid e Juventus, questo lo si capisce perfettamente. Quindi è evidente che occorre trovare dei rimedi che siano consoni all'interesse dell'audience, soprattutto televisiva, che rappresenta la fonte in questo momento di maggiore entrate per le società. Ecco, come ha trovato la vicenda sul mille proroghe che ha riguardato i diritti televisivi, l'estensione a 5 anni? Chi è intervenuto per... Ci sono due temi da considerare. Il primo tema è quello relativo all'efficacia della legge Melandri. La legge Melandri è una legge, per esempio, penalizzante nei confronti della Juventus, come è penalizzante nei confronti delle società di vertice, perché distribuisce verso il basso molte risorse non tenendo conto del numero di spettatori, non tenendo conto dell'audience, del numero dei tifosi, non tenendo conto di tutta una serie di altri parametri dati dalla storia, dai risultati, eccetera. Quindi forse la legge Melandri dovrebbe essere rivista da questo punto di vista. Lo dico con assoluto rispetto nei confronti della mia amica onorevole Melandri e nei confronti anche di chi a suo tempo ha ritenuto che questo fosse il criterio migliore. Il secondo aspetto è che la proposta del senatore Lotito di prorogare di 2 anni aveva una sua valenza, intanto in quanto il mondo del calcio oggi non rappresenti più quella pil di interesse che sembrava aver determinato DAZN prima, Sky prima ancora e così via ad occupare il diritto di fondere le partite. Bisognerà vedere se il mondo del calcio riesce a recuperare interesse. Certamente la vicenda Juventus ha danneggiato il mondo del calcio, cioè anche i tifosi del Napoli, paradossalmente, che sono evidentemente in questo momento galvanizzati dallo splendido campionato della loro squadra, sarebbero stati molto più contenti di poter vincere con una Juventus non penalizzata di 15 punti, certo, per poter dire abbiamo battuto anche la Juventus veramente sul campo e non attraverso i sistemi giudiziari. Quindi io credo che tutto il mondo del calcio abbia subito e ritenga di aver subito questo tipo di trattamento ingiustificato che ha penalizzato la Juve a campionato in corso. Certo. Del resto lo provano anche dichiarazioni di tifosi autorevoli di altre squadre. Mi viene in mente la dichiarazione che ha fatto il ministro Salvini, che pure è un notorio tifoso milanista, che però si è espresso in maniera molto chiara a beneficio della Juve e così via. L'ultima cosa, come ha superato la dirigenza della Juventus il ricambio che c'è stato? Ho visto che c'era stata anche di mezzo la possibile cessione di Vlahovic, c'è stato un momento difficile che lei oggi può dire che ha superato. E poi le volevo chiedere quella cosa che aveva detto Gullit, cosa ne pensa? Quella, spero che la Juventus abbia imparato la lezione. Allora, io a Gullit non rispondo perché sono abituato a guardarlo sul campo quando ero un grande giocatore e mi sembra che le dichiarazioni dei grandi giocatori non sempre siano in linea con il livello di qualità che hanno espresso sul campo. Quindi, quindi ho capito. Prendo sì, atto certo di quello che ha detto e sorrido. Per quanto riguarda invece il resto, insomma, dobbiamo dire che il mondo del calcio di oggi è palesemente in difficoltà. E quindi a questo mondo palesemente in difficoltà fa da contraltare una realtà come quella della Juve, che da 100 anni è in mano alla stessa famiglia, che da 100 anni porta in onore nel mondo un nome, rappresenta un grande evento sistematico per la nostra economia italiana. Il fatto che c'è stata la sostituzione mi amareggia dal punto di vista umano, perché sono molto amico di Andrea Agnelli, non solo non rinnego l'amicizia ma la difendo. E sono amico di Nedved, sono in ottimi rapporti con Gary Vabene, tutte persone che francamente io continuo a stimare sotto tutti i punti di vista. Fa parte della vita che ci possano essere delle sostituzioni, sicuramente il dottor Ferrero e il dottor Scannavino sapranno trovare soluzioni adeguate. Del resto io dico sempre che il vento soffia sulle cime più alte e la Juventus è la cima più alta del calcio italiano, normale che soffra anche le burrasche. Bene, grazie al senatore Panitz di Forza Italia, grazie. Grazie a lei.